Sì, aumenta, ok, adesso. Sì, si sente? Si sente? Allora, pallerino. Datemi il via, Chuck come nel cinema. Chuck si gira. Si gira. E buonasera a tutti. Questa è una manifestazione che ALB, Associazione Amici del Libro per la Biblioteca, ha il piacere di presentare per la prima volta al Stellaris, non più il PNB, ma Resort, il primo libro del nostro amico, professor, dottor Palmerino, pugliese. Ma non è un libro da poco questo. Già il titolo fa intravedere tante cose. Poesofia. L'invito che vi faccio è quello di leggerlo. Troverete più di un mondo. E aggiungo, tra i tanti mondi che questo libro ci fa scoprire, ci ha fatto scoprire anche questo magnifico mondo, questo magnifico posto, che è Renato Pancarlo, il dio di questo posto, ci ha concesso per presentare questo libro. E qualcuno si chiedeva perché questa location. Vabbè, location, questo luogo, parla da sé, quindi non c'è bisogno di dire tanto. Invece c'è bisogno di dire che ALB va alla scoperta, alla ricerca di nuovi contatti per coinvolgere nuovi mondi a questo universo che è il libro e tutto quanto ci ruota attorno. Allora, come procederà questa serata? Procederà in questa maniera. C'è la nostra amica Teresa Papaleo. Dico il titolo, professoressa? No, la storia. Che avrà modo e garbo di condurci per mano dentro questo universo. Ci farà scoprire con il suo aiuto la profondità di questo libro. Io ho già parlato troppo, non è mia consuetudine dilungarmi, quindi mi taccio immediatamente e passo la parola a Teresa. Un applauso, grazie. Grazie di essere qui. E questa terra ci occuperemo di poesia. Non capita frequentemente. La tua bella opera si chiama Poesofia e tu stesso poi ci svilupperai il concetto in seguito di questa grazia di poesia e filosofia. È una poesia che ha naturalmente il suo specifico di parlare all'anima, no? Di parlare all'anima, di parlare al cuore, di sondare l'animo umano, però poi vola alto, questa è una parola che ti ho rubato, perché qui è coinvolto tutto il genere umano, il destino dell'uomo in generale, un uomo che è sbigottito davanti al nulla e alla vanità delle cose. E io dico che la poesia è un fermento, un lievito dell'essere, e lo scrittore, il poeta, non deve trattare, deve accarezzare, ma appunto portarci anche a delle crepe interiori, perché da queste crepe che poi può nascere la luce. E tu crepe, leggendola, me ne hai fatto venire tante, devo dire, per cui io consiglio convintamente la lettura di questi versi, perché sono versi importanti, in cui, ripeto, c'è l'uomo, il suo destino, il suo intimo e anche
la cosmicità dell'esistenza umana, riferimenti al cosmo. Qui il suo strato culturale è molto ampio. Nella prima sezione, perché si compone di tre sezioni, eudaimonia, gnosis e dharma, si tratta di un strato culturale che va dall'Oriente all'Occidente, dalla psicoanalisi di Jung, dal mito, e poi alle filosofie mistiche dell'Oriente. La terza sezione, ripeto, si chiama Dharma, e il Dharma non è altro che la legge universale, la legge del buono e del giusto, possiamo dire, la legge secondo la quale il mondo e l'uomo dovrebbero funzionare, è quella che unisce terra e cielo. E forse l'uomo, ne parleremo, l'uomo moderno, contemporaneo, ha operato una frattura tra cielo e terra, perché uno dei cuori, ma forse il cuore principale, è la frattura tra l'uomo, il pianeta, e soprattutto la frattura tra l'io e il sé. E in questo ritroviamo la filosofia orientale, ma ritroviamo anche Schopenhauer, per esempio. Insomma, il sostrato culturale è veramente molto importante. Nella prima, e poi uno sguardo intimo, sofferto, nella seconda parte, che si rifà al pensiero del movimento gnostico, un movimento avversato dalla Chiesa cattolica, se ricordo bene, perché la Chiesa cattolica, il primo e secondo secolo avanti Cristo, il clou, dopo Cristo naturalmente, il clou di questo movimento, che la Chiesa cattolica avversava, in quanto per la Chiesa cattolica la salvezza è per grazia di Dio, per fede e per osservanza, mentre per gli gnostici è un avvicinamento a Dio, un avvicinamento alla spiritualità pura. Dio è una luce, non solo regole, una morale, perché la poesia ha a che fare non tanto con i precetti morali, ma al sentire profondo, all'etica, ecco, un'etica individuale che poi è universale. Non manca il mito greco, come forse avevo anticipato, e poi leggeremo qualche verso e ci illustrerai cosa che veramente sottendono questi versi. E dicevo, la poesia deve creare, e il poeta non deve sopire, né apprezzare, né addormentare, ed è quello che fai, appunto. E per questo credo che il libro tocchi veramente il sentire di ognuno di noi, anche se poi si libra nell'universo, verità con la V maiuscola, cosmo, ma sempre nel senso filosofico del termine. D'altronde, i campi, la poesia è dimostrato che si possa innervare in altri campi di speculazione. Leopardi cosa faceva nello Zibaldone? Non filosofava, voglio dire, nelle liriche, non è poi. E quindi la poesia si può benissimo declinare con altri campi speculativi, altri campi della letteratura, come per esempio il mito. E comunque con la conoscenza, la poesia ha a che fare con l'intuizione. Io mi ricordo che ho letto da qualche parte che Einstein ha detto che non si perviene tanto per studio, ma per intuizione, a qualche verità ultima. E questo mi pare di andargli il capo di discussione, l'intuizione, perché la poesia ha a che fare con l'intuizione, con la suggestione. Quindi questo libro parla all'intimo, ma all'uomo intero, all'uomo individuale, all'uomo intero. Veramente un bel viaggio, in territori inaspettati, quindi ve lo consiglio convintamente. E mi pare che potremmo cominciare a dire che tu vedi una frattura tra l'uomo e il mondo, l'uomo e il trascendente, e i risultati si vedono. La terra è violata. È molto interessante, e poi vi farò sentire dove, la considerazione della tracotanza umana, che i greci chiamavano hubris, la hybris possiamo dirla come si usa oggi, ma in effetti che è appunto il senso dell'omnipotenza.
onnipotenza. Questo senso di onnipotenza è la rovina dell'uomo, praticamente, perché non fa il patto. Il patto di, con il mondo, con il trascendente e soprattutto con i suoi simili. Alla fine c'è questa vacuità del sentire umano. Mi viene in mente Mazzarò, quando sta per morire, ha detto: roba mia, vieni con me, perché non aveva altro, praticamente, mi è venuto proprio in mente. E questo è molto molto interessante. Intanto tu ci guiderai attraverso quello che ci vuoi dire su questo titolo e come è nata l'ispirazione, perché credo che con tutti i riferimenti culturali veramente enormi, di numero e di qualità, tu possa essere pervenuto alla elaborazione di queste suggestioni. Dal titolo partiamo. Sì. Ringrazio Teresa per questa disamina precisa, puntuale ed esaustiva. Ringrazio, voglio dire adesso, voglio ringraziare l'ALB, gli amici del libro e della biblioteca che mi hanno dedicato questa serata. Quindi un ringraziamento importante da parte mia al Presidente e a tutti i suoi collaboratori. Ringrazio tutti voi che siete qua, a cui sono legato affettivamente, quindi per me è una sperimentazione questa, non solo del libro, ma anche di cercare di trasmettere emozioni, di trasmettere sensazioni, percezioni, le stesse forze che io, non so se ci riuscirò, le stesse che ho provato quando intuivo i versi e li mettevo su carta. Perché poesofia? Poesofia perché, come ha detto benissimo la Teresa, la poesia non è, ritengo, senza presunzione, soltanto espressione del quello che può essere il naturalismo o il lirismo, ma la poesia può anche rappresentare in sé un messaggio filosofico potente. E allora questo titolo che mi è balenato, Poesofia, ha questa funzione, cioè un connubio intimo, intrinseco, tra la poesia, il lirismo, quindi il cuore, ma anche l'intelletto. Ma il cuore vince poi sull'intelletto, perché l'intelletto rimane comunque su livelli estremamente terreni, mentre il cuore vola. Questo piccolo, modesto lavoro è nato durante la pandemia, perché mentre noi ascoltavamo, tutti noi ascoltavamo i bollettini di morte giornalieri che ci ossessionavano, a un certo punto io mi sono messo a lavorare. Volevo pensare ad altro, volevo andare oltre quello che mi accadeva davanti agli occhi. Abbiamo perso tutti degli amici, dei conoscenti, eccetera. Volevo andare oltre, volevo, come diceva Teresa prima, volevo volare alto, volevo volare oltre la dimensione di quella sofferenza che stavamo affrontando. Allora ho cominciato a verseggiare, avevo del materiale, io poi sono un lettore accanito della filosofia della fenomenologia, in particolare gli autori che preferisco. Non li conosco direttamente perché non sono un filosofo né un professore di filosofia, li ho conosciuti tramite Galimberti e Severino in particolare, due grandi luminari. Severino ormai è morto, poverino, Galimberti è ancora in piena forma, e negli anni scorsi io avevo letto molti testi di Galimberti,
e mi aveva affascinato questo quest'autore proprio per il tipo di posizione che prende di fronte alla realtà oggettiva quotidiana che noi viviamo. Nella realtà quotidiana che noi viviamo, noi ci scontriamo correntemente con qualcosa che abbiamo dimenticato, mentre la cultura orientale, non parlo dell'Oriente come dato geografico, parlo della cultura orientale, mentre l'Oriente nella sua cultura ha ritenuto in sé il sacro, il patto del cielo e della terra, l'Occidente nella sua storia l'ha dimenticato, l'ha perso per strada. Quando è successo questo dramma? Il dramma viene raccontato nelle varie culture, cioè tutte le culture, dalla cultura giudaico-cristiana a quella greca, non parlano altro di questa rottura, della rottura di questo patto. Adamo rompe il patto, Prometeo rompe il patto, e allora questa rottura del patto col divino, col sacro, a che cosa conduce? Conduce a una situazione oggettiva dell'uomo che dimentica il trascendente, dimentica quella parte di sé che è fondamentale per vivere i suoi giorni limitati, perché il buddismo, qui faccio una nota, ci dice che noi viviamo nell'impermanenza, siamo impermanenti, siamo transitori. L'uomo occidentale invece che cosa ha fatto? Si è prima attribuito con la tecnica, questa potenza, cioè l'insufficienza fisica di cui abbiamo tutti noi la percezione, abbiamo cercato di colmarla con la tecnica. Ma la tecnica, attenzione, non è di per sé asettica, neutra. La tecnica è un totem. Se noi ci affidiamo alla tecnica, come è stato fatto da Prometeo in poi, la nostra situazione non fa altro che peggiorare. Cioè dimenticheremo per sempre, annulleremo per sempre il sacro, l'essere, quello che chiamavano i filosofi, il professore Osimo, l'essere. Cioè noi abbiamo dimenticato l'essere, ci siamo riempiti di enti, superenti, vari. La tecnica è un nostro ente, anche un ente potentissimo, ci risolve tanti problemi, ma è asettico. Non dà soluzioni, non dà le soluzioni principali, dà soluzioni di tipo tecnico-scientifico, ma non ci spiega qual è il senso della nostra vita, non ci spiega cosa facciamo qui, dove andiamo, da dove veniamo, non ce lo spiega, non potrebbe farlo. E poi c'è un peccato di arroganza, di ibris. La tracotanza nostra che ci viene sempre dalla rottura di quel patto. Quando noi abbiamo rotto quel patto, quando Adamo rompe il patto con Dio, con Yahweh, in fondo poi sì, Dio lo condanna al dolore, a Eva partorirà con sofferenza, però in fondo Yahweh stesso dice ad Adamo: quello che vedi è tuo, tu sei a capo di quello che vedi, tu sei il vertice della creazione. Ma attenzione, l'uomo non è il padrone, il signore della creazione. Yahweh aveva detto: tu sarai il custode della creazione. Lui ha scambiato, le carte sono state cambiate da custode della creazione. Custode sappiamo che significa: io devo custodire, impedire che ci siano dei danni alla creazione. Diventa signore della creazione, padrone della creazione, e allora le conseguenze sono immediate. Da questa
situazione, che cosa nasce? Nasce la violenza nei confronti della terra. E ci stupiamo noi che in Amazzonia abbattano alberi, e ci stupiamo noi che praticamente c'è una sovrappopolazione e non riusciamo ad avere l'acqua sufficiente e il Sahel diventa sempre più arido. Cioè, in realtà la filosofia sembra qualcosa di astratto, ma poi ha dei riflessi. Le scelte umane, le scelte filosofiche umane hanno dei riverberi sulla realtà concreta, sulla nostra vita concreta. Prometeo stesso, lo stesso Prometeo, ruba il fuoco a Zeus, ma in realtà questo furto che nasconde? Nasconde una debolezza di fondo, perché l'uomo, secondo proprio i più grandi scienziati, più grandi antropologi, si occupano di questo aspetto. L'uomo è l'unico animale che nasce nudo. Nudo, cioè l'uomo è nudo. Allora non ha artigli, non ha zanne, non ha zoccoli, non ha denti. Non riesce l'uomo quando nasce a difendersi. Allora per difendersi ha creato la tecnica. Altrimenti l'uomo è diventava succube di tutti gli animali, quindi tutti gli altri esseri viventi. Ma uno può dire, ma allora che doveva fare l'essere umano? Doveva lasciarsi, come dire, aggredire dal mondo che gli stava attorno? Certamente no, ma c'è una misura a tutto. Eraclito dice: tutto va fatto secondo misura. Noi stiamo esagerando. Noi non siamo più i custodi della terra. Forse i nostri antenati, sì, cioè avevano un rapporto diverso con la terra, con la tecnica, perché in era pre-tecnologica, parliamoci chiaro, l'energia era espressa dal vento, dall'acqua, in fondo non cambiava nulla. Erano fonti rinnovabili. Noi stiamo consumando tutto il carbone e tutto il petrolio che all'interno della Terra si è costruito in milioni di anni. Ma ci pensiamo noi a queste cose? Noi dobbiamo pensare a queste cose. Noi, per i nostri figli, nipoti, eccetera. Noi abbiamo prodotto, anche se ci sono negazionisti di vario genere, noi abbiamo prodotto la più grande catastrofe, più grande effetto serra che si riscontri nelle epoche storiche. I negazionisti dicono sì, però durante l'era dei dinosauri l'anidride carbonica era 600 parti per milione. Ma in quanto tempo siamo arrivati a 600 parti per milione? In 20 milioni di anni. Adesso in 30 anni siamo arrivati a 450 parti per milione. Ci rendiamo conto che stiamo creando un effetto serra che sta e lo vediamo sotto i nostri occhi. Il Kilimangiaro fra qualche anno non avrà più nevi, le nevi del Kilimangiaro, famoso film, ma quando mai? Non ci sarà più neve sul Kilimangiaro. Ma non solo, il pacco, i ghiacci perenni li stanno sciogliendo. E questo che cosa comporta? Attenzione, non è un fatto marginale. Non è un fatto marginale, perché se si scioglie il ghiaccio eterno del permafrost delle tundre, attenzione, ecco poi, no, i risvolti a livello umano, diretti. Attenzione che lì ci sono depositati virus e batteri che dormono da miliardi di anni. Cosa succederà se andranno a sfruttare? Perché lì, che cosa succederà adesso lì? Succederà che da lì ci sono delle fonti di idrocarburi, andranno sulla tundra a rovinare la tundra. Le grandi multinazionali, a cui non importa nulla della vita umana e della vita sulla terra, ma importa solo il profitto, andranno lì a perforare per ricavare grandi quantità di metano. Ci sono grandissime quantità di metano. Sgorga, pensate, sgorga il metano. Quindi, e ci sono dei virus nuovi che sono lì,
da milioni di anni, da miliardi di anni. Possiamo combatterli? Che cosa succederà? Come è successo col Covid? Che per una sperimentazione errata o per un problema al mercato di Wuhan, dove per una sovralimentazione, sovrappopolazione è successo quel macello? Solo perché lì tagliano il pesce, non so se l'avrete visto sicuramente, cioè lì affettano il pesce, affettano i polli col pesce, affettano i polli con i pipistrelli e mescolano tutto con una specie di brodo primordiale. E quindi si sono infettati, altrimenti non sarebbe mai successa una situazione del genere. Quindi questa è la prima sezione. Mi sto annoiando, quindi mi fermo. Mi fermo. Che si annoiano, perché non vorrei essere tedioso proprio. E quello che hai detto traspare benissimo. Io leggo qualcosa senza essere una specialista di tutte. Adamitica è da come fa prometeica la sfida. La ricerca dell'immortale è finita, allorché l'Ubris per salvarsi sconfitta si illude. Nuovo demiurgo di essere creatrice onnipotente di automi, cui travasare, svuotati affetti e ricordi al di là della notte futura. Blandisce il sogno di eterna esistenza al di là del perire, ecco l'illusione, credo, no? E soltanto macchine interconnesse ed energie effimere, sempre e comunque segnate da un fastidio natale. Destino natale. Scusatemi ancora. Prometeo, il mito greco, io dico sempre che il mito non è reale, ma è vero. Cioè, ha indovinato tantissime cose della rete, non dico i miti cosmologici, i miti che cercavano di spiegare il fenomeno naturale, perché non avevano gli strumenti per penetrare nella realtà, ma per quanto riguarda la psiche umana, l'individualità, il mito smette di essere leggenda a questo punto. Assolutamente. Si invera nella psiche umana. Come hai detto bene, il mito era modo per rappresentare, un modo per una civiltà estremamente primitiva ancora, di rappresentare dei fenomeni che per loro erano incomprensibili. Allora si creava una realtà surrogata, diciamo così, che tendeva a spiegare quello che avveniva giornalmente. Però il mito non utilizza il linguaggio verbale, il mito utilizza, diciamo, il simbolo. Quindi il simbolo è un elemento anch'esso un elemento potente, perché il simbolo viene riconosciuto. Se io mostro un simbolo a un aborigeno australiano, l'aborigeno australiano riconosce quel simbolo, perché noi tutti siamo legati da un inconscio collettivo. Abbiamo degli archetipi, Jung lo dice con chiarezza, abbiamo degli archetipi che riconosciamo, sole, la luna, il mare, l'acqua, abbiamo degli archetipi che ci accomunano. Quindi il mito proprio è un modo per, in qualche modo, personificare questi archetipi, per renderli vivi, anche i personaggi. Spesso i personaggi del mito, pur essendo praticamente uomini, donne, sì, bambini, sono in realtà archetipi. Come ci si salva da tutto ciò? Forse l'Oriente ci dà qualche traccia. Intanto gli gnostici, per esempio, parlano di trascendere il rumore del mondo e di restare in silenzio. Certamente, è una soluzione molto intenzionale. E allora, lo gnosticismo è una, ne ha accennato Teresa, ma filosofia che trae le radici niente di meno che dall'antica Persia, cioè è antecedente alla nascita di Cristo, lo gnosticismo.
però lo gnosticismo si divide in tante sette, in tante correnti. Quello che a noi interessa di più, diciamo, anche per vicinanza, è lo gnosticismo cristiano. Ora, lo gnosticismo cristiano sorge e coevo al cristianesimo. Il discorso dello gnostico, però, rispetto al cristiano, cioè o meglio alla chiesa ufficiale, qual è? Dicevi bene tu. Allora, la religione cristiana, lo sappiamo, stavo cercando di spiegarvi questa cosa, è una religione rivelata. La religione gnostica non è una religione rivelata, perché nella loro cosmogonia gli gnostici creano una specie di storia allegorica mitologica in cui un'entità, la semplifico in maniera, poi chi vuole andare a approfondire può andare a approfondire, un'entità di luce che preesiste al tutto, una specie di, per dirla con un termine che loro usano un termine specifico, usano il termine Deus absconditus, un Dio nascosto, impenetrabile, inconoscibile, che preesiste a tutto, è il tutto. E questi qui sono dei richiami anche con altre religioni. Ora, questo Dio nascosto, a un certo punto, per, come dire, compie un sacrificio, ma non un sacrificio nel senso comune del termine, ma di sacro sacer facio, cioè sacrifica, si fa mondo. Come si fa mondo? Praticamente una parte di se stesso, le sue periferie, questa luce periferica, queste scintille periferiche cadono da questo tutto, cadono in un mondo inferiore. Questo mondo inferiore in realtà è il mondo in cui viviamo noi. Queste scintille che rappresentano? Rappresentano in realtà le anime, le nostre anime. Le nostre anime, secondo gli gnostici, si incarnano in corpi. Il corpo per loro ha un valore fittizio, secondario. Mentre quello che conta è questa scintilla, questa fiammella che proviene da questo tutto. Ora però, una volta che questa scintilla è scesa a livelli inferiori, dimentica la sua provenienza, l'ha dimenticata. Il rumore del mondo è così forte, la materia è così forte, i desideri, le passioni, i turbamenti, il potere sono così forti che ci fanno dimenticare di questa fiammella divina. E quindi diventiamo noi, siamo già estranei a questo mondo, perché noi abbiamo un'origine divina. Ma noi, estranei a questo mondo, che facciamo? Usiamo la posizione più comoda, ci adattiamo a questo mondo e diventiamo cittadini di questo mondo, dimenticando che la nostra patria non è questa. Noi veniamo da un altro luogo, da un luogo al quale dobbiamo ritornare. Ma quando ritorneremo? Ecco la gnosis. Ritorneremo quando prenderemo coscienza di questa fiammella che abbiamo dentro di noi, che ci richiama, che ci ricollega a questo Theos Agnostos, questo Dio nascosto che è al di là delle cose. Scusatemi, so che ci sono, io rispetto tutti i credi, so che ci sono dei cattolici, so che ci sono diciamo di altre fedi. Questo Theos Agnostos non è il Dio cristiano, non è Allah,
non è Yahweh, anzi gli gnostici sostengono che il Dio, la concezione di Dio che noi abbiamo è una concezione demiurgica. Loro contestano il Dio ebraico proprio perché lo considerano un demiurgo distruttore. Infatti è un demiurgo giustiziere che si schiera da una parte e dall'altra. No, è un sottodio per loro. È una specie di Dio che ha per un Dio solo creatore, un Dio che è legato a leggi fisiche, ma non è il vero Dio a cui aspirano. E quindi gli gnostici, che bisogna fare? Bisogna ricercare questa fiammella che si ha in se stessi, non come rivelazione, ma come ricerca di se stessi, in se stessi, per ritornare a questa patria natia. Vi volevo leggere, se non vi annoio più di tanto, uno scritto di un grandissimo filosofo che io ammiro e ho letto, che è Blaise Pascal, gettato nell'infinita immensità degli spazi che ignoro e che non mi conoscono, ne sono spaventato, che non mi conoscono, più che infinita, intimidante dagli spazi cosmici dei tempi, più che la sproporzione quantitativa, cioè l'insignificanza dell'uomo come grandezza in tale vastità, è il silenzio che abbiamo attorno a noi. Gli spazi non ci conoscono perché noi abbiamo violato quel patto, quell'antico patto con il cielo e la terra, ci siamo fatti troppo arroganti, troppo tracotanti. Il cielo e la terra non ci riconoscono più perché non è questo il mezzo per comunicare con loro. È necessario un nuovo pensare, un nuovo pensiero. E la via, questa è una mia convinzione, chiaramente ognuno può scegliere, la via non è l'Occidente, non è la cultura occidentale. La cultura occidentale è una cultura, come dice Nietzsche, ma non solo Nietzsche, anche i suoi epigoni poi, Heidegger, Jaspers, è una via del tramonto. La via del tramonto, noi abbiamo bisogno di una filosofia del mattino, una filosofia mattinale che porti nuova linfa, e questa filosofia mattinale è la terza sezione. Scusatemi se sono terza sezione Dharma, noi troviamo il saggio. Il saggio è colui che riconosce, ricongiunge l'ego con il sé. Sono parole difficili, semplifichiamo. E comunque l'uomo occidentale, poesia anche esistenzialista a questo punto, no? Gentesca. E comunque l'uomo occidentale l'anno ce l'ha in ogni caso. Anche se trascurabile, come dire, non è solo macchina, è appunto avendo l'anima, essendo un pensante, un senziente, ma un pensante meglio, a un certo punto si chiederà pure, in qualche attimo della sua vita, in qualche occasione particolare, questo. Alla fine del lungo sentiero, l'anima chiede ragione dell'esistenza e del proprio esilio. Non affatto quietata dal ricordo dell'origine santa, che non mi basta evidentemente, e si vuole del tempo perduto a cercare fantasmi e a seguire illusioni, soltanto polvere spazzata dal vento. Questo è il pieno esistenzialismo, direi, che ne dice. Sì, eh? Assolutamente. Ecco. E quindi la vacuità è la fiera della vita. Se ci facciamo sommergere dal rumore assordante delle macchine, ma anche di tutto quello che diciamo, ci paghiamo addosso, eccetera, non abbiamo. E questa poesia consiglia il silenzio, cioè i saggi che tu le filosofie consigliano di trascendere questo rumore assordante. E comunque andiamo un po' sul buddismo, che non è la religione vera e propria, ma che non è una religione, non propone nessun dio, sì. Comunque la via la indica, la via della saggezza,
che sarebbe questo ricongiungimento tra la parte esteriore, l'ego, secondo me, come su tutti i cellulari, e la scintilla. La scintilla è il sé, lettera maiuscola. Il sé. Sì. E allora il libro perché si compone di librettino? Perché si compone in tre parti? Perché nella prima parte c'è una denuncia, la denuncia urlata dell'uomo occidentale che con tracotanza ha sfida gli immortali, no? E quindi con volontà di potenza pensa di raggiungere, come Icaro, Dedalo, Icaro, di raggiungere, oppure la torre di Babele, di raggiungere il cielo. Non raggiungerà mai il cielo, questa torre crollerà, Dedalo, Icaro ci insegnano, e sfidare la sfida agli dèi è perduta. Seconda sezione. E nella seconda sezione c'è la ricerca, è una ricerca. La ricerca di quella fiammella che, dimenticata dal rumore del mondo, come dire, obbrubilata dal rumore del mondo, noi possiamo comunque ritrovare con la ricerca, con una ricerca sofferta, ma comunque possiamo ritrovare. E allora c'è la soluzione, la mia soluzione, non la soluzione al 100% per tutti noi, c'è la mia soluzione. La soluzione è quella di essermi avvicinato per motivi diversi alle religioni mistiche dell'Oriente. Le religioni mistiche dell'Oriente sono in realtà le tre principali, le conoscete, sono l'induismo, il buddismo e il taoismo. Ora, queste tre religioni in realtà hanno dei collegamenti, hanno dei legami profondi e quindi si scambiano anche delle informazioni. I grandi cultori di religioni orientali si rendono conto che ci sono delle affinità. Ora non voglio fare una lezione di induismo, di buddismo o di taoismo, ma semplicemente per far capire in che situazione ci muoviamo. Allora, gli induisti hanno una visione del mondo non come noi occidentali, pensano che la realtà, tutta la realtà, un po' come il Theos Agnostos degli gnostici, la realtà è formata da un'entità che loro chiamano Brahman. Il Brahman coinvolge tutto, penetra tutto, ma non è nel tutto. È qualcosa che si in qualche modo è al di là di questo tutto che noi viviamo. E non è classificabile con un nome, loro lo chiamano Brahman, ma non è classificabile con un nome, non è dicibile. Che cosa significa? Cosa significa questo Brahman? Che funzione ha nella loro cosmogonia? Il Brahman in realtà è un'entità particolare, perché gli Hindu hanno un modo diverso di concepire il sacro. Noi lo concepiamo come serioso, tedioso, no? Loro no. Brahman in fondo forse si annoiava e con anch'esso, con un sacrificio, crea la materia, tutto l'atto. Con un gioco, giocando, cioè gioca quasi con se stesso e crea la materia. Questo gioco, chi ha letto un pochino le Upanishad, che sono praticamente i libri principali della cultura indiana, quelli più semplici, perché invece sono estremamente complessi, quelli più semplici, e noterà lì che questo meccanismo di creazione viene chiamato Lila, è un gioco. Brahman gioca attraverso questa Lila e crea il mondo. E il suo fine?
Esattamente, cresce, gioca, come un bambino, come possiamo pensare a un bambino che gioca con i suoi giocattoli. Crea questo il mondo materiale, di cui lui è compenetrazione, ma non è il mondo materiale, è la Peyron di Anassimandro, simile, cioè comprende ma non è compreso. Parte di questo, all'interno di questo Brahman ci sono i viventi hanno ciascuno un Brahman individuale che si chiama Atman è l'anima, infatti anima, anche l'assonanza ci fa capire che siamo sulla stessa falsariga. L'Atman è l'anima individuale, ma l'anima individuale fa parte del Brahman, cioè non è vista, esatto, cioè per loro l'anima non è un fatto individuale come lo può essere per noi. Noi diciamo a un certo punto l'anima è mia e me la tengo io. No, l'Atman è un frammento del Brahman, ma è parte integrante di quella situazione. Quindi è un modo di porsi tra anima e divinità diverso. Non c'è un'anima individuale, come invece nelle culture occidentali, nella cultura cristiana, c'è l'anima individuale, l'anima è mia, l'anima è tua, eccetera, no? Anche in Dante, le varie anime. No, non c'è un'anima individuale. È un altro aspetto molto, molto importante dell'induismo è il fatto che loro considerino questo mondo che noi vediamo un mondo filtrato dai nostri sensi, e i sensi sono ingannevoli. Infatti avete sicuramente sentito il velo di Maya o Maga, se la vogliamo chiamare, da cui mago, magia, eccetera, tutte il velo di Maya, cioè noi vediamo la realtà attraverso un velo. Cioè non vediamo la vera realtà, siamo annebbiati da questo velo. E perché siamo annebbiati da questo velo? Siamo annebbiati da questo velo perché siamo in preda, noi, a questo gioco, cioè il Brahman gioca con noi a confonderci, perché vuole metterci alla prova, vuole capire se noi riusciamo a rompere questo velo. Se riusciamo in un'azione di svelamento, Enzo, di svelamento. Lo svelamento non è semplice. Lo svelamento non è semplice. Rompere il velo di Maya non è semplice, è un compito arduo, è un compito difficile. Lo si può fare soltanto, e qui torniamo, se riusciamo a vincere il karman. Questo è un altro elemento che è tipico della cultura indù. Cioè il karman cos'è? Il karman è l'incatenamento degli esseri viventi a essere costretti a reincarnarsi per decine e decine e decine di volte. Finché non si rompe il karman, allora noi siamo condannati a ritornare a rinascere sulla Terra, secondo le loro concezioni. Come si fa a rompere il velo di Maya? E si rompe con la meditazione, perché ecco, dicevi bene, cioè il silenzio, loro rispetto a noi parlano di meno, meditano di più, per loro la meditazione è un fatto fondamentale per la loro vita, un fatto essenziale. Non si può vivere una giornata senza meditare. Noi meditiamo ogni giorno, facciamo una preghiera, c'è chi la fa per fortuna, ma meditiamo, dedichiamo un'ora alla preghiera, alla meditazione. Non lo facciamo, io lo faccio. Quindi, soltanto meditando si raggiunge uno stato che viene chiamato moksha, la moksha, che sarebbe il nirvana buddista. Questo stato rompe il karma. Rompendo il karma si diventa liberi, c'è lo svelamento, il velo di Maya scompare
e riusciamo a vedere la realtà così com'è. Io però vorrei, penso ci siano tra i miei cari ascoltatori, ci siano diciamo delle persone che conoscono di fisica, no? Professore, in primis, il professore può insegnarmi tranquillamente che quello che noi vediamo è una decodifica di onde, di radiazioni, di particelle. E il nostro cervello, i nostri occhi, i nostri sensi, le nostre mani, il nostro gusto, il nostro olfatto che trasformano un flusso di radiazioni in immagini, suoni, rumori e tutto il resto. Se non ci fossero questi decoder, chiamiamoli alla moderna, noi vedremmo delle onde, basta, vedremo, cioè ci vedremo come onde, non come persone che hanno una struttura fisica, che hanno un confine fisico. Non abbiamo nessun confine fisico noi. Noi siamo un tutt'uno, ci vediamo strutture fisiche perché l'io, no? La visione dell'io che abbiamo è questo falso nostro cervello che ci fa vedere delle cose strane. So che posso creare delle problematiche, no? Dice, ma che sta raccontando? Chiamiamo il 118 così lo facciamo ricoverare. Non è così, cioè in realtà noi, la visione che abbiamo di noi stessi è una visione fittizia. La realtà non è quella che vediamo, la vede il nostro cervello, perché la nostra mente per sopravvivere ha bisogno di vederci come individui singoli, ma noi non siamo individui singoli. Se qui gli occhi non ci fossero, non ci fosse il naso, non ci fossero le orecchie, non ci fosse l'olfatto, il tatto, io vedrei in voi un flusso di radiazioni indistinte. E voi la stessa cosa di me, un flusso di radiazioni indistinte, in cui io, lei, lui, non saremo distinguibili. Un flusso di radiazioni e basta. Ecco il velo di Maya. Cioè questi signori indù, cioè 2000 anni prima di Cristo, avevano già percepito che c'era qualcosa nella realtà che era falsa. Ma io credo perché, oltretutto, oggi c'è un sostegno da parte della fisica. Quantistica, ma è quella che praticamente ci sta dando le indicazioni più precise. Cioè quello che loro dicevano in realtà è comprovato dalla fisica. Noi siamo un flusso, io sentivo un giorno un grande fisico e lui parlava, noi siamo un flusso di radiazioni e basta, di molecole. Quindi noi ci vediamo come entità individuali. È chiaro che a noi serve questa individualità, non riusciremo a vivere noi in un altro contesto, però dobbiamo avere in testa che non siamo quello che ci vediamo. E se camminiamo con questa convinzione, forse, io non parlo dei miei ascoltatori, forse un po' meno ibris ci sarebbe, la porteremo avanti. Saremmo un po' più modesti nelle cose, guarderemo più alla sostanza che non all'apparenza, perché noi guardiamo all'apparenza. E poi un'ultima cosa sul buddismo. Sul buddismo a me è servito tantissimo. È servito tantissimo perché il buddismo, come dicevi tu, non parla di realtà oltremondane. No, ma non parla del punto, non parla di realtà oltremondane, eccetera. Ti aiuta a vivere le problematiche quotidiane. Infatti, l'ultima sezione Dharma è tratta. Non so se alcuni di voi sicuramente la conosceranno, è tratta dal Dhammapada, che è il testamento morale di Buddha. Buddha praticamente oralmente, perché Buddha non scrive niente, oralmente i suoi discepoli si tramandarono queste sue affermazioni e le hanno poi vergate in questo Dhammapada, che è, come dire, una risorsa immensa. Io ho tratto alcuni spunti dal Dhammapada e ne è venuto fuori ecco il saggio, la figura del saggio
ma il saggio non è quello che la sa più lunga degli altri, è il risvegliato. Esattamente, il saggio è il risvegliato, il risvegliato, è l'illuminato, quello che sa qual è la via, non lo turbano i momenti di dolore o di gioia, non si lascia influenzare dal successo o dall'insuccesso, persegue la sua via, lui ha compreso qual è la via della salvezza in senso lato, cioè la via di vivere bene sulla terra e di aspettarsi, perché il buddismo non chiude alle altre fedi, il buddismo non chiude alle altre fedi. Io posso essere buddista e cattolico, buddista e islamico, buddista e indù, non chiude alle altre fedi. Quindi io posso. Ma perché non è una religione? Appunto, è una psicologia, è una psicanalisi, una psicologia. Aiuta a vivere nel quotidiano. Nei momenti di sconforto, se uno va nel Dhammapada, trova qualche sutra, si chiamano sutra questi versetti, qualche sutra che lo può riguardare, cioè vediamo che dice, sono ripetitivi a volte, eccetera, però trova qualche sutra che può riguardare quella situazione. Allora, guardate, gli indiani, se, ma mi pare che anche loro abbiano problemi, anche loro nel mondo occidentale, non ce li abbiamo solo noi. Basta guardare all'India, allo sviluppo, le disuguaglianze, eccetera. Non, alcuni indiani saranno stati sperimentati dalla Jungs anche loro, secondo me. Ma torniamo all'uomo occidentale. E l'uomo occidentale, mi pare che stiamo sullo stato un poco del male, diciamo con pascoli. E qual è la salvezza? Com'è che si ricompone questa coscienza sfilacciata, questa... insomma, per vivere meglio, per avere una vita non vacua, non insulsa, a parte la suggestione oppure il rimedio fornito dalle religioni orientali, noi cosa possiamo fare? Come ci si salva, insomma? È una domanda. Non ne parlo di anima, inferno, paradiso, nel senso di una vita con del senso. Non sia solo correre appresso al risultato, ecco. Io posso perché questo che cosa alla ho sperimentato fine. Io. Ecco. Cosa ho sperimentato io. E poi magari qualcuno sentirà. Allora, se questo lavoro parte da una denuncia, poi trascende in una ricerca, poi arriva una scoperta. La scoperta, la soluzione è la scoperta, cioè andare in questo viaggio, lasciar perdere libris, lasciar perdere, no? Quell'atteggiamento, lasciar perdere quell'atteggiamento, riconciliarsi con la terra, riconciliarsi con la triade sacra, riconciliarsi è semplice, cioè ne parlano tutti, cioè cambiare il metodo di sviluppo. Io sono laureato in scienze, quindi queste cose le ho trattate correntemente. Variare il metodo di sviluppo, però ne parlano tutti, ma non si fa perché? Il materialismo? No, ci sono egoismi. Perché? Parliamoci chiaro: della terra, alcuni nostri governanti, le multinazionali, non pensano al futuro, pensano al presente, non hanno una visione, diciamo così, finalistica di dove andremo a parare. No, a loro interessa il profitto oggi, comunque e dovunque. Poi quelli che verranno dopo e se la vedranno loro, in pratica dovranno essere loro a risolvere i problemi. E poi questa speranza onnipotente nella tecnica, attenzione, la tecnica ci ha dato molto, ci dà molto quotidianamente, ma attenzione, non possiamo sempre appoggiarci alla tecnica, perché la tecnica sì, avrà delle risorse infinite, forse, ma anche dei pericoli insiti.
E parliamo oggi, si parla tanto di esattamente, quindi la tecnica bisogna saperla gestire, cioè l'uomo moderno, l'uomo contemporaneo è capace di gestire quest'arma potente che è la tecnica. Quelli che la studiano hanno dei dubbi, delle perplessità, poi ci sono diverse correnti di pensiero, alcuni dicono no, e che ci può... Anche l'atomica era una risorsa, e poi è stata usata... L'intelligenza artificiale la dominiamo, non è che un computer comanderà me, ma quando mai? Altri invece dicono, ma stiamo attenti, perché c'è la possibilità che questi algoritmi utilizzano, cioè imparano, queste macchine imparano dai propri errori, attenzione, perché io non so, per il momento non ci sono problemi potenziali, ma non dobbiamo pensare ad oggi, pensiamo fra 50 anni, ma uno può dire, ma chi se ne frega 50 anni, io non ce l'ho più, no, non è questo il modo di affrontare il problema. Bisogna invece già da oggi porsi questi problemi. È un nuovo patto. Un nuovo patto. Il rispetto. Con il cielo e con la terra. Un nuovo patto. E si può fare questo nuovo patto, se si vuole. E aveva chiesto la parola Renato, ricordo perfettamente. Poi... Renato. Allora, io volevo fare delle considerazioni da medico. Allora, se noi abbiamo un paio di miliardi di cellule, siamo costituiti da tantissime cellule, se noi prendiamo una singola cellula e andiamo a guardare dentro il nucleo della cellula c'è il DNA, sono tanti nucleotidi, questo DNA praticamente è scritto come dobbiamo essere, come siamo fatti. Quindi quando utilizziamo noi 21 lettere dell'alfabeto per parlare, per scrivere, per dialogare, per imparare altre lingue, così la natura ci ha fornito di questo meccanismo per farci diventare alti o bassi, biondi o molli, robusti o magri e via dicendo. Se voi pigliate la perfezione, se noi andiamo a vedere la perfezione della cellula, la cellula, se noi dobbiamo creare una proteina che va a pigmentare un capello, quindi a far diventare un capello biondo, allora il DNA si deve copiare, deve interrompere un tratto, copiare quel tratto, praticamente quel tratto poi viene preso e viene trasportato nel citoplasma. Nel citoplasma il DNA messaggero mette questa serie di nucleotidi dei ribosomi. Sui ribosomi si vanno ad attaccare, ognuno ha la chiave con la toppa, si vanno ad attaccare gli amminoacidi e determinano la costruzione di una proteina. Quella proteina che ha sotto serve per tingere i capelli. Questa è pura perfezione. Vi ho portato un esempio, potrei dirvi per prendere l'esempio della pompa sodio potassio, no? Quella che ci permette la depolarizzazione delle cellule più rossine al nervoso. Allora, non voglio tediarvi molto, però voglio sottolineare il fatto che siamo degli esseri estremamente complessi ed estremamente perfetti. Estremamente perfetti e però estremamente ricchi di contraddizioni. Ricche di contraddizioni per me, queste contraddizioni derivano da una sola cosa, dalla necessità di dover soddisfare i nostri sensi. Allora qualcuno, non sappiamo se è un Dio, non sappiamo se è un popolo che viene, noi siamo in un universo praticamente dove accanto al nostro universo, per raggiungere la fine del nostro universo stiamo un paio di milioni di anni, oltre il nostro universo sappiamo che esistono miliardi di altri universi. Il 70% di ciò che ci circonda noi non lo conosciamo perché sappiamo che è sostanza oscura, non abbiamo modo di valutare. Allora, tutta questa perfezione, tutte queste leggi, le leggi di Kepler, tutto ciò che regola praticamente quello che noi vediamo, un corpo umano che deve essere soddisfatto effettivamente dai suoi bisogni. Questi bisogni praticamente ci portano a lottare, ognuno lotta contro un altro, perché io devo diventare sempre più ricco, perché io devo sopportare lui, perché ho necessità di vendere i suoi terreni, eccetera.
queste contraddizioni praticamente hanno portato veramente l'uomo a distruggere il mondo. Cioè quello che è successo dalla seconda rivoluzione industriale in poi, cioè nello spazio di un secolo, non è successo in milioni di anni, come diceva l'autore. Soddisfare praticamente questi sensi, se noi vediamo, cioè è così lampante, se noi vediamo il Vecchio Testamento, no? Il Vecchio Testamento è il libro più tradotto, più studiato, più diffuso al mondo, ed è un libro praticamente che racconta la storia, come sappiamo tutta la storia praticamente degli ebrei. Quindi la storia come è scomennato il popolo ebraico, con l'esodo, praticamente tutto ciò che l'evoluzione della loro storia. Allora, il popolo ebraico, quindi dal Vecchio Testamento al Nuovo Testamento, è nata poi si sono fondate le varie religioni. Però se noi vediamo la storia degli ebrei, no? E vediamo la loro potenza economica, il loro modo di poter governare il mondo, cioè in America sicuramente non sarà il presidente degli Stati Uniti a regolare praticamente, ma sicuramente il mondo economico, e il mondo economico è nelle loro mani. Questo per sottolineare il fatto che bisogna andare verso la spiritualità, cioè il nucleo fondamentale di tutte le religioni, il nucleo fondamentale della vita effettivamente sta nell'Oriente. L'Oriente, io sono stato in India, sono stato introdotto in Cina, sono stato in Russia, sono stato in Giappone, quindi è una materia che io penso di conoscere abbastanza bene. E lì è partito il mondo e secondo me l'uomo attraverso la religione deve tornare lì. Scusate. Io riflettevo, intanto trovo interessantissimo questo percorso, ascoltato con grande attenzione, mi è molto piaciuto ascoltare le riflessioni di tutti i partiti, da Enzo e per finire a Teresa, chiaramente, e anche la Cosimo, che lo scorso sbagliato, l'ho detto, no? E ho ascoltato anche Renato con grande attenzione. Io le faccio una domanda, però, ti faccio una domanda. E condivido molto quella parte del velo di Maya, sono un lettore di Schopenhauer, quindi non potrebbe essere diversamente, no? E non sono io che vedo il sole, ma sono i miei occhi che vedono il sole, quindi il mio soggettivo. Ma il mio soggettivo, per ritornare al discorso di Renato, è un soggettivo condizionato da quello che sono io, geneticamente, per strutturazione organizzativa dei miei neuroni, per organizzazione delle mie cellule. Quindi quando io sono convinto di essere buono o cattivo, di fare una scelta in un senso o nell'altro, devo fare conto con le mie genetiche, con la mia formazione che trasforma l'io in sé e con tutta una serie di cose che purtroppo prescindono da me, e questa consapevolezza, come dicevo in poc'anzi, è una consapevolezza che fa paura. Ma è una consapevolezza che probabilmente impedisce qualcosa, la possibilità di essere libero sia nella visione della scelta risolutiva, sia nell'applicazione. Perché in questo io sono condizionato da me stesso e quindi non sono nelle condizioni per strutturazione mentale, per organizzazione fisica e per previsione culturale di avere necessariamente la visione e poter avere quindi quella redenzione che poi in diverso modo, per essere lo dicevo in un modo o per un altro, ci rappresentiamo per uscire dalla dimensione. Condivido pienamente il discorso sull'economia. 8 persone al mondo hanno i 2/3 della ricchezza complessiva e non si comprende perché uno deve avere 14.000 bicchieri per bere e deve avere soltanto le mani non avendone uno. C'è un problema di follia, io credo che forse in questo momento storico più degli economisti avrebbero bisogno degli psichiatri, dei neurologi per rimettere ordine nelle cose, perché il neoliberismo ha creato una follia assurda che ci sta fagocitando in questo. Sono convinto. Volevo poi fare una provocazione. Noi abbiamo inneggiato al mondo orientale, abbiamo inneggiato all'India, alla filosofia indiana. Non scordiamoci che attualmente insieme alla medicina anche l'informatica e la tecnologia vedono l'India come un primato. Sì. Sì, no, io sono d'accordo con queste perplessità.
due notazioni. Allora, intanto noi dobbiamo tenere a mente che la cultura occidentale è stata così potente da nascondere quello che dicevo, da nascondere, da diciamo così, cancellare quasi dalla faccia della terra le altre culture. Dove l'Occidente va, non solo danneggia l'ambiente, ma danneggia tutto ciò che trova, è un predatore, l'occidentale, cioè noi siamo dei predatori insaziabili. Se noi pensiamo a cosa abbiamo fatto agli indiani d'America, se pensiamo a cosa abbiamo fatto agli aborigeni australiani, cioè siamo tremensi, cioè è terribile come ci comportiamo. Non solo, la nostra cultura, una cultura potente, non dimentichiamo, la cultura della tecnica, quest'idolo è potentissimo, ha affascinato anche le culture orientali, specialmente quelle che avevano una base culturale più debole. Io non sostengo che l'India di oggi sia un modello da seguire, che la Cina di oggi sia un modello da seguire, che il Giappone odierno sia un modello da seguire. Io, ma non io, chi più di me ha studiato questi aspetti e a cui mi ispiro, parla di un Oriente non come orizzonte geografico, non come un punto, ma di una cultura orientale. È quella che dobbiamo salvare noi, perché se noi occidentali riusciamo a salvare la cultura orientale e a confrontarci con essa e quindi a far riferimento a quella cultura quando abbiamo più difficoltà, quando ci troviamo in condizioni anche di contraddizioni interne, di conflitti, la cultura orientale ci può dare degli insegnamenti, perché noi quegli insegnamenti li abbiamo dimenticati. Li abbiamo dimenticati quando? Li abbiamo dimenticati, infatti, Severino, se, non so se la leggo, lui parla di un ritorno a Parmenide, cioè già i prodromi della cultura occidentale, della nostra civiltà, ci sono già in Socrate. Bisogna tornare ai presocratici. Già Socrate per Severino è già spacciato, è già occidentale, col famoso concetto. Già lui si è spostato dall'altra parte, si è integrato perfettamente nella polis, anche se poi la polis lo punisce. Platone, non ne parliamo. Cioè noi dobbiamo tornare ai presocratici. Quando la cultura, quando la filosofia affermava che tutto scorre e nulla permane, quando affermava che l'entità che governa l'universo, quindi il Talete, il Talete, Anassimandro, Anassimene, questi i filosofi presocratici, quelli sono i punti di riferimento e sono quelli che si avvicinano di più alla filosofia orientale. Poi un'altra cosa, può sembrare strano, gli gnostici sostenevano che, ma lo dice anche la Chiesa Cattolica, molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Attenzione, non tutti noi possiamo avere la capacità di comprendere questa fiammella, di capire che siamo espressione di questa fiammella che ci viene da un Dio nascosto. Dobbiamo andarlo a cercare. È chiaro che se io da mattina a sera mi occupo di accumulare soldi, denaro fino all'infinito, e più ne ho e più ne voglio, sto banalizzando, è chiaro, non, questa fiammella la sto spegnendo, non la vedrò mai. Infatti loro classificano, anche se secondo me è un'esagerazione, classificano gli esseri in base proprio alla loro condizione umana. Ci sono gli eletti per loro, gli eletti, e non a caso, nella storia anche dell'Occidente, ogni tanto questa cultura gnostica viene fuori
per esempio, faccio degli esempi così, ma c'è chi è addentrato lo saprà, i catari, i patari, i templari, attenzione, alcuni aspetti della massoneria, alcuni aspetti. Loro perseguono questo sogno antico degli eletti, ritengono che non tutti possano capire questo messaggio, perché è un messaggio criptico, parliamoci chiaro, è un messaggio difficile da comprendere, devo mettermi io nella condizione di comprenderlo, non mi sbatterà certamente in faccia, perché il rumore del mondo è assordante, ci sono delle... c'è qualche, adesso io non ricordo bene, ma c'è qualche verso che dice proprio questo, cioè noi siamo assordati da tutto ciò che ci circonda, luci, rumori, passioni sfrenate, desideri, e quindi questo rumore del mondo non ci permette di sentire questa voce che ci chiama, questo Theos Agnostos che ci chiama. Questo, sono d'accordo, non tutti, nemmeno io sono arrivato a questo punto, non tutti avremo questa opportunità, ma chi è riuscito a ottenerla, si trova in una condizione diversa dalla nostra. Basta guardare, basta andare in un monastero buddista per rendersene conto. Scalzi con questa tunica rasati a zero, vivono di elemosine, loro fanno soltanto contemplazione, meditazione, attività fisica, perché fanno arti marziali, lo fanno per bene, difensive, cioè, ma loro stanno benissimo. E quando parlano con noi, ci mettono subito in difficoltà, perché hanno un modo di porsi così diverso, cioè come se loro vedessero il mondo trasfigurato da una visione completamente diversa dalla nostra. Abbiamo difficoltà a comprendere quello che dicono, anche perché lo dicono spesso con dei koan, no? Che sono delle contraddizioni, cioè ci sono dei koan. Io ho visto un medico, ho visto un sacerdote buddista massaggiare il terzo occhio ad una tigre che era seduta come un pegnolino accanto a lui. Cioè, cosa assurda. Sì, ma riescono ad avere un controllo del corpo, no? che noi dimentichiamo, hanno un controllo del corpo straordinario. Qualcosa che l'hanno capito. Cioè, sì, no, hanno un controllo del corpo diverso, ma perché? Perché loro continuamente seguono delle pratiche di contemplazione e di meditazione profonda. Noi non riusciamo più a effettuarle, sì. Perché c'è troppo chiasso, troppo rumore. Confuso e stordito dal grande frastuono con cui la congiura attua il suo piano, eppure l'intento di rendere sordi suscita un vago terrore che fa porre orecchio ad altre voci. Un sussurro celeste si ode come dolce richiamo e leggo un nome già noto che è il proprio, e qui si realizza il risveglio dal sonno, il ricordo di una promessa in cui si redenti. Ecco, nella prima parte c'è un grande frastuono e poi il soffrire di questo frastuono, allora uno un piccolo risveglio, se lo cerca, come dice anche la religione cattolica, cioè io mi devo mettere nella condizione di, se io non mi metto nella condizione di sentire questa voce, io non la sentivo mai. È chiaro, se mi lascio prendere dalla quotidianità, non ascolterò mai questa voce. Ci sono altri? Dobbiamo andare. Come saluti? I saluti.
Francesco, solo per ascoltare i saluti. Sì, sì, non sono. Ci mancherebbe, perché no, un piacere. Allora, rispondiamo ad un semplice mandato che ci siamo dati: mettere la lanterna a vista, quindi in alto, anche tutti possano vedere. Ed oggi abbiamo provato a mettere questa lanterna. Sì, anche il lievito. Quindi che ti dobbiamo dire, Pandelia? Grazie per questa occasione che ci hai dato di riflettere su noi stessi e sulla essenza più profonda che ci caratterizza. E non capita tutti i giorni, però quando capita, certo, fa rumore, ecco. Vince quel rumore di fondo che ci pervade, e prevale questa riconoscenza di questo valore assoluto che tengo profondamente. Io vi do l'appuntamento non a questa sera, perché questa sera abbiamo la solata, ma vi do l'appuntamento al giorno 28, perché con Giuseppe Magri e Carmine Laganà parleremo del giglio, la spada e la mano di pietra. Chissà che non sia la continuazione di quello che stavamo affrontando oggi. Grazie a tutti e vi rimando allora a martedì 28 maggio alle ore 18, sempre qua in questo luogo magnifico. Grazie ancora, grazie a tutti.